Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi siamo in compagnia di Matteo al capitolo 8, versetto 28. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gedareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare: "Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto a tormentarci prima del tempo?" Giro pagina. A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo. I demoni lo scongiurarono dicendo: "Se ci scacci, mandaci dalla mandria dei porci." E gli disse loro: "Andate." Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Un brano particolare. Ma che si inserisce, ecco, nella tipologia, diciamo così, di quei racconti in cui si parla di indemoniati, no? Che cosa vuol dire questa cosa? Perché noi con questa parola indemoniati in qualche modo abbiamo creato una distanza tra noi e queste situazioni, perché diciamo noi non siamo indemoniati, quindi beh, Gesù ha fatto un miracolo, li ha liberati, ma questo non ci riguarda un granché. E invece non è così, perché dobbiamo dircelo, l'ho detto qualche domenica fa, una volta per tutte, chi sono questi demoni? Chi sono questi spiriti impuri che ti posseggono? Sono dei diavoletti? Sono tutti quegli spiriti, tutte quelle voci che non ci permettono di vivere in pienezza. E allora cito questi spiriti impuri, questi demoni che abbiamo dentro di noi, l'avarizia, l'invidia, la gelosia, l'odio, la vendetta, potremmo dire i sette vizi capitali, eh? Cioè tutte queste cose ci appartengono. Non rispondere all'odio con l'odio. Questa sarebbe una bella cosa, ma invece quello spirito ci abita. Quando qualcuno ci fa qualcosa, noi reagiamo, siamo vendicativi. È da questo che dobbiamo essere liberati. Ed è per questo che viene Gesù, la forza dello Spirito Santo, per liberarci esattamente da quei demoni che non sono lontani dalla nostra vita, ma che ci appartengono quotidianamente, perché quotidianamente noi rispondiamo al male con il male, quotidianamente noi siamo tentati di tenerci tutte le cose per noi, di essere avari, continuamente noi siamo, portati a non amare certo il nostro nemico, non dico odiarlo, però, no? Allora è per questo che Gesù è venuto. E questo Gesù, il mondo, la città, non lo vuole. Perché noi stiamo, tra virgolette, bene nei nostri demoni. È esattamente così che potremmo dire è costruito il nostro mondo. Tant'è che quelli, appunto, quando Gesù li libera, quelli, nel senso i cittadini, vengono da Gesù e ci si potrebbe aspettare che, insomma, non so, avessero potuto dire: "Evviva, diamo lode a Dio perché due uomini sono stati liberati." Invece no, lo pregarono di allontanarsi dalla loro città perché in parte veniva, insomma, il valore dei maiali e in parte non vogliamo vivere una città in cui volerci bene. Noi vogliamo vivere una città in cui ognuno fa i fatti suoi e ognuno cura il proprio orticello. Io credo che questa sia una delle grandi novità del Vangelo. Che città vogliamo? Una città in cui ci liberiamo dai nostri demoni, e da questo punto di vista siamo tutti indemoniati in realtà, o una città in cui ognuno fa i fatti suoi, pensa solo a se stesso. Le cose belle della giornata di ieri, beh, non ho registrato dal lago, mi sono proprio dimenticato, però abbiamo vissuto una bellissima giornata, era veramente bellissima, al lago dell'Orenaie.
Con i bambini, insomma, i bimbi piccoli sanno esplorare il territorio, le rocce, le pietre, le tane delle marmotte e si entusiasmano per questo, quindi è una bella cosa, ecco. E quindi ringrazio proprio per questa bella, bella, bella gita, corta a misura di bambino, ma bella, molto bella. E poi vi avevo detto che avrei fatto un video dal salone nuovo ed eccolo qui, vedete tutto il pavimento, e skyline delle montagne da una parte e dall'altra, e poi vi faccio vedere anche, beh, guardate anche le bellissime lampade, e poi anche questo corridoio, questa parte qui tutta in legno, poi c'è ancora l'ingresso, anche questa tutta, accendo la luce, tutta rivestita come vedete in legno, bello, 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 abbiamo fatto una casa più accogliente, più a misura direi di umanità, ecco, questo mi piace molto. Ale, buona giornata a tutti voi. Ta-da!